Bella gente, benvenuti in questo nuovo video. Ciao ragazzi, allora sono qua per parlarvi di Minecraft 1.17, in particolar modo dello snapshot uscito praticamente ieri, il 21v16a, che aggiunge tante cose interessanti, ma soprattutto una che si era leggermente persa negli ultimi mesi. Sto parlando delle vene di minerali, in particolar modo le vene di ferro e le vene di copper, che possiamo trovare utilizzando il datapack che ci danno, diciamo, disponibile praticamente sul changelog, che vi lascio nel caso in descrizione al video. All'interno del Minecraft Live è stata, diciamo, rilasciata la notizia delle vene di minerali, che erano legate, diciamo, a questo alone di mistero. Non si sapeva bene come potessero essere fatte, non si conoscevano nelle loro fattezze più precise, ma finalmente dopo tanti mesi sono state aggiunte nel 21v16a ben appunto, e diciamo che oggi sono qui per spiegarvi effettivamente per bene di che cosa sono composte queste vene di minerali. Come vi ho anticipato prima, inizialmente abbiamo una vena di copper che è caratterizzata da essere e dal fatto che spawna accanto al granito, quindi si vedranno, diciamo, delle conformazioni generali fatte di granito e il minerale tranquillissimo di copper. Queste vene di minerale di copper spawnano soltanto, ok, insieme al granito, ma sopra la Y0, per quanto effettivamente non esista il copper là sotto, e questo ci permette quindi di avere la loro variante ovviamente ricoperta di stone piuttosto che ricoperta di deep slate, ma questo comunque ci si poteva arrivare. La cosa interessante sta quindi nel fatto che possiamo vedere nelle nostre caverne queste conformazioni serpentose fatte di granito e rame, e nel caso del deep slate, quindi sotto la Y0, queste conformazioni invece di tufo, non andesite o altro, ma tufo e minerale di rame, ovviamente ricoperto di deep slate, il deep slate iron ore, molto banalmente. Questa è la conformazione delle vene, non ci sono altri minerali che hanno queste vene, ripeto, serpentose, davvero grandi. Vi lascerò degli screenshot qua e là per tutto il video, e sono davvero interessanti, le possiamo, ripeto, vedere utilizzando il datapack, e verranno aggiunte a tempo debito anche nei prossimi snapshot. Questo però non toglie che vengano aggiunte ben presto anche nella Bedrock Edition, per quanto ci sia praticamente quasi tutto e la parte della deep slate del sottosuolo sia ben più organizzata rispetto alla Java in questo momento. Sicuramente in parte verranno fissate, verranno migliorate, ma per ora i nostri serpentossi di iron e copper, che ci permettono di trovare davvero tanti minerali in più rispetto a prima, sono molto interessanti. Da quel che si vede sembrerebbe che al di sotto delle vene di, diciamo, di copper ci stiano le mineshaft, ma non ci vedo un collegamento preciso, questo massimo da capire meglio, anche se c'è da dire che lo sviluppatore ce le mostra in maniera interessante entrambe le versioni. Beh, diciamo che è interessante questa aggiunta, bravo Henrik. Sarebbe carino andarle a esplorare insieme, magari lo potremmo fare nel sito Viola in una live nei prossimi giorni. Vediamo un po' di organizzarci al meglio, fatto sta che vi invito a seguirmi pure lì ed entrare nei vari gruppi, per quanto effettivamente in descrizione si trovi tutto. E queste, ragazzi, sono le vene di minerale, copper e iron. Interessante l'accompagnamento, ripeto, col granito e con il tufo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare. Mi raccomando, passate anche dalla descrizione, dove trovate il link al gruppo Telegram, al profilo Instagram, al sito Viola delle Live. Detto questo, signori, da Enrico è tutto, alla prossima. Ciao ragazzi!